Ci troviamo con Maria Chiara Cascavilla, una stagione incredibile, tantissimi successi, sei fresca della Coppa Europa a squadre, terzo posto? Sì, terzo posto a squadre, contentissime perché non ce l'aspettavamo, anche lì come in questa manifestazione il livello era veramente alto, quindi è venuto il personale, è venuta la prima medaglia internazionale, non poteva che andare meglio. E poi di corsa alle Universiadi, dici un attimino il tuo percorso perché è da pochissimo che hai guadagnato questa medaglia. Ero appena rientrata dalla Coppa Europa, ho avuto solo 2-3 giorni per recuperare, poi subito 5.000. In realtà io speravo in una finale diretta perché non eravamo molte iscritte, però c'è stato questo doppio turno, l'abbiamo fatto, e sono riuscita a fare il personale in entrambi i turni, quindi sono contenta. Un po' meno per la gara di oggi perché sì, è venuto il personale, però ce ne avevo ancora. È chiaro, bisogna imparare di più a conoscersi e a gestirle meglio. È da poco che tu hai iniziato a correre, vero? A correre hai... Sì, ho iniziato a 19 anni, però seriamente solo da ottobre, perché sono riuscita ad avere l'esonero dalla frequenza universitaria grazie alla doppia carriera studente atleta, e così ho iniziato ad allenarmi seriamente, insomma, sì. Studentessa in medicina, quindi un valore aggiunto veramente grandissimo. Sì, le due cose si compensano. Io dico sempre un po' un tiro alla fune, si va a priorità, periodi priorità all'atletica e periodi priorità allo studio, quindi c'è sempre da fare, arrivi la sera sempre stanco, quello non c'è dubbio. Io ti ringrazio per le emozioni perché comunque essere qui è stato bellissimo qui a Napoli, veramente. Devo ringraziare tutti i volontari, sono stati davvero gentilissimi con me, quindi una bellissima esperienza davvero, l'augurerei a tutti.